All'interno del workshop osservo, creo, racconto che ha visto lavorare insieme studenti di architettura e del liceo artistico Puttini di Torino, è stato proposto il progetto Oltre la visione, per avvicinare gli studenti a comprendere il ruolo dominante della vista per la conoscenza dei luoghi. Hanno così vissuto un'esperienza percettiva, sperimentando un diverso modo di vedere Piazza Castello attraverso un sopralluogo fatto ad occhi chiusi. I ragazzi hanno infatti cercato di scoprire la piazza attraverso il tatto, i suoni e i rumori e interpretando le varie sensazioni percepite in un percorso fatto di buio, ma soprattutto di nuove sensazioni mai considerate o vissute prima. Questa esperienza percettiva ha condotto gli studenti a meditare sul ruolo della vista, nel conoscere quanto ci circonda, avvicinandoli alla fase successiva di questo progetto in cui l'architetto ed ex docente di storia dell'arte al liceo, Grazia Baroni, ha guidato gli studenti a scoprire il mondo da non vedenti nel quale da alcuni anni vive. Gli studenti hanno successivamente provato a dare vita alle sue parole in un progetto grafico pittorico guidato da Claudio Rabino, tentando di restituire su 6 grandi tele dipinte e con parti in rilievo un percorso alla scoperta di particolari elementi della piazza, narrato attraverso l'interpretazione della sua visione odierna tra ricordi vaghi e parti comprese tattilmente, isolate dal contesto ambientale di cui ha solo sensazioni vaghe in base ai suoni. Toccando cercate di capire le superfici e soprattutto se è rugoso, liscio, che tipo di materiale può essere, freddo, caldo. Cercate di cominciare a percepire la sensazione tattile. Che cosa riuscite a percepire adesso a voce? Voi, ditelo voi. Diventa più liscia sulle parti curve. Diventa più liscia sulle parti curve? Paolo, per esempio, cosa mi dici? È molto fredda. In realtà è giusto, perché comunque è un materiale lapideo. Ecco, brava, attenzione. Se riuscite anche da soli, vedete un po' il passaggio da una superficie a un'altra, tipo un gradino, quando può essere difficoltoso, verso un'altra direzione. Siete andati in basso, per esempio, a vedere sto basamento come è fatto, se c'è. Ok, adesso fermi lì un secondo. Gabri, dammi solo la mano. Io comincio a scendere uno, due. Questo è il primo. Allora, fermo lì. Paolo, dammi la tua mano destra. Ok, adesso seguite me, non vi preoccupate, nessun pericolo, perché è tutto piano e ci dirigiamo verso un'altra zona. Allora, leggermente cominciate a staccarvi, ok? Paolo, cominci te, fra pochissimo. Cominciate a capire cosa può essere, che tipo di materiale. Non è una superficie quindi unica, liscia, quindi... Poi iconograficamente ha un significato ben preciso, ma riesci a percepire se tra questo materiale sotto e quello sopra ci può essere differenza oppure no? Perché non è soltanto... Adesso riattaccatevi qui di nuovo all'asta. Sento come uno spazio chiuso intorno a me. Sì. Percepisci una sensazione di buio? Ma attraverso gli occhi? Cioè, c'è proprio qualcosa sopra. Ma lo capisci con quali sensi? Cioè, vedi più buio attraverso gli occhi o invece attraverso il suono che percepisci? Quello anche, ma non è solo quello, è qualcos'altro. Proprio sento qualcosa sopra. Ok. Gli occhi. Sentite qualcosa di diverso? Sì. Probabilmente il Teatro Regio. Ok. Sì, c'è della musica. È la musica, ok. Ok.
Allora, Martina, mano sinistra tendi, ecco, mano destra. Adesso ti muovi sulla destra toccando anche in profondità. Cosa percepisci, Martina? Percepisco delle specie di decori, però non con linee curve, ma nette, precise. Ok, quindi geometrizzate, diciamo. Sì. Cos'è, Daniel, secondo te questo? È una figura molto irregolare. È curva in alcuni punti. Sì. Ha delle linee curve, linee spezzate, sì. Rilievo. E sapresti dirmi il materiale? Lo sempre ferro. Ok. Cosa hai trovato, Martina? Io sento dei materiali diversi. La cancellata, ma anche un materiale più ruvido. Ok. Qua. Quindi c'è un'alternanza di parti lisce, sì, e ruvide, o materiali diversi? Questa è un'alternanza tra liscio e ruvido. Okay. Qua è liscio, sì. E qua i lati lo sento più ruvido. E la forma è plastica, libera, delle geometrie, com'è secondo te? Un po' libera. Ok. Libera, però che segue sempre delle geometrie. Sì. Va bene, proviamo a proseguire il nostro viaggio. Dani è da mia mano destra. Tranquilli. Ci sono solo delle rotaie, quindi... Ecco, bravo. Adesso poi... Passiamo da questa parte, quindi cambio di direzione, come si percepisce. No? Secondo voi dove siamo? In un ambiente come? Più affollato. Sì, mi sembrano di nuovo portici. Ok. Cosa pensate di avere attorno? Portici. Negozi. Negozi, sì. Ok. Che ambiente vi sembra questo? È aperto, chiuso, com'è? È probabilmente molto liscio. Sembra di essere in un salotto di una casa? Sì. Ok, elegante, è liscio? Sì. Alto. Tranquillo. È alto. Sì. Ok. Forza che siamo all'ultima tappa. Oh, attenzione. Ok, vai. Su questo? Girato, no, sulla tua sinistra? Ok. Magari toccando dei particolari, ecco per esempio quelli, no? Secondo voi cosa si riesce a percepire? Perché questo è in rilievo, capite? E quindi qualcosa che in rilievo potrebbe darvi, nel linguaggio dei non vedenti, è sicuramente importante il concetto del rilievo, no? Che sensazione potrebbe darvi? Sembra una pianta. Una pianta? Un fiore. Un fiore, tu? Una forma indefinita. Non la capisco. Ok. Secondo me dipende dal vostro credo calcistico. Ok. Secondo me, se siamo a Torino... In teoria, andando a trovarlo e andare a verificare perimetralmente, dovete un po' capire che cosa potrebbe essere. È il simbolo di Torino, no? Che è il toro. Se siete del toro, siete vivi di Sonora, no? No, scherzo. Ok, la nostra esperienza qui finisce. Potete aprire gli occhi. E niente. Siete stati bravissimi. Benissimo. Adesso andiamo a incontrare qualcosa di particolare. Non fate passi indietro e toccate. Cos'è secondo voi? Dove eravamo prima? Punto di partenza. Sì, conosco questo. Ok. Questo anch'io. Allora girate leggermente la faccia sulla destra e potete aprire gli occhi. Allora? È tutto strano? Sì,
non mi aspettavo di essere qui. No? Mi aspettavo di essere... Io dall'altro lato? Sì. Bellissimo. Una persona vedente percorre questa strada in pochi minuti, mentre una persona non vedente... Abbiamo testato noi quasi un'ora, non so il tempo che è passato, però è molto più difficile. Le distanze facevate fatica a percepirle? Sì, soprattutto sembrava, per le macchine. Sì. Sembrava che le macchine fossero vicinissime, invece c'erano ancora tutti i metri sì. prima. Quindi mi sarei avvicinato, non ci fosse lei, molto più... Sì. Ti facevano paura le macchine, molto, perché erano molto vicine. Avete capito che giro abbiamo fatto? Sì, mi sembra di aver capito questo. Ok. Sì. Volete provare ancora a dire quali sensazioni forti vi avete provato, un po' più strane particolarmente? Io la prima parte del viaggio è stata strana, non mi abituavo, non ero molto abituato. Poi dopo un po', dopo aver superato le porte, mi sono tranquillizzato ed era proprio piacevole. Era veramente un altro modo di vedere la realtà, mi sentivo bene. Strano, ma l'hai sentito prima. Sembrava quasi una meditazione. E in un'altra dimensione dove non davi più spazio alla vista. Ero curioso di ascoltare quello che percepivo. Mi piaceva. E sentivi i tuoi sensi più forti? Sì. D'altra parte però, non ci fosse stata lei, io sono riuscito a lasciarmi andare, a ascoltare tutte queste belle emozioni perché c'era lei che ci guidava. Non ci fosse stata lei, e sarebbe perso. Stato veramente... Perso, esattamente. Sì. Io ho percepito Torino in modo più familiare. Guardandola di solito la vedo molto caotica, però sentendone i rumori, tutte le persone che mi passano di fianco, il tram, l'ho sentita più familiare, più dentro di me. Percepivo Torino con solo ed esclusivamente le mie sensazioni. Quelle che erano più... Basta. Infatti in questo modo qui mi piaceva perché stavo con me stesso ed era mio. Tutto quello che vedevo era quello che sentivo io e basta. E quindi le altre persone ti davano fastidio e rumori sì, perché ti disturbavano questo volevo. Rapporto con lo spazio. Non è il mio mondo, ero perso lì dentro. Thank you.
l'essere umano è la cosa più sconosciuta al mondo. Nessuno conosce veramente che cos'è l'essere umano. E allora intanto capire che cosa sono i nostri sensi è importantissimo. E poi mi piace anche perché per l'architettura, perché penso che sia l'arte che costruisce e qualifica la dimensione dell'umanità nelle sue relazioni, perché l'architettura è proprio quello spazio creato dall'essere umano per qualificare la convivenza. Non puoi capire l'architettura se non nella tridimensionalità. Nella fotografia non la capisci. Cioè, per capire l'architettura devi entrare nell'architettura, perché è quello il valore dell'architettura, è la tridimensionalità, il rapporto che c'è tra te e lo spazio, è l'architettura. Quello è il valore architettonico. Vi assicuro che mi piacerebbe vedervi in faccia tutti uno per uno. Grazie. Grazie a voi ragazzi che mi avete ascoltato. Eccolo qui, dove dentro c'è la decorazione, sì. E questa che sta toccando è la metopa, che è dorata. Ah. E c'è un volto. Ah. Questo è il naso. Sotto questo qua. Questo è il naso. Il naso, eccolo lì. Ok. Che bello. Bello, tanto bello. Bello. E poi, vabbè, il plexiglass è trasparente. Sì. Ah. Poi di qua di nuovo abbiamo il legno, sono di nuovo le vetrine come dall'altro lato. Sì. Qua invece il polistirolo, in questo dovrebbe fare tipo le questo tappole. Qua? Sì. Polistirolo. Ci sono le volte a crociera e poi scendendo verso il basso invece qua, sì. Ok. No, qua per... iniziano a sentirsi sì. Tutti. Ecco, okay. Con le due mani. Dai, ci sono le linee verticali e orizzontali che rappresentano le aste in ferro che chiudono il cancello. Questo è il campanile? Sì. Ok. Ho capito. E qua c'è tutto il pavimento in rilievo che porta... Questo? Sì, esatto, e porta al centro. Esatto. La cosa che penso che abbiate capito è che non vedere è veramente un handicap e la società potrebbe aiutare un po' di più a togliere un po' di limiti a chi ne ha già molti. Godetevi la vostra vista e cercate di mantenere bella l'Italia, bello tutto il mondo, che è il compito soprattutto degli architetti. E poi siete stati molto attenti, secondo me, a riuscire a descrivere le vostre sensazioni, questo sicuro, e quindi me l'avete anche restituite. Grazie mille, proprio bravi. Allora, aggiungo solo questo, che spero che questa piccola esperienza aiuti tutti i futuri architetti e quelli che si occupano di immagini, no, del liceo artistico, che non magari verranno da architettura, a magari avere una sensibilità verso la non visione. E poi voglio ringraziare, dato che è un po' il momento conclusivo, sopra faremo una cosa più pratica, più così, ringraziare, tutti quanti avete partecipato con ruoli differenti, e ringraziare particolarmente Grazia, che si è messa in gioco, si è messa nudo per portarci a vedere con i suoi occhi, a capire una realtà, e soprattutto che ci ha, secondo me, insegnato anche a capire che laddove uno può pensare una persona non vedente può essere classificata come una persona con delle fragilità, sì, è una persona che vive una realtà difficile e ha una fragilità sicuramente, ma lei con la sua ricchezza d'animo, di intelletto e quant'altro ci ha insegnato la sua forza sotto altri punti di vista, e questo secondo me è un grandissimo insegnamento per tutti noi. Grazie mille, come grazie dice, a voi, grazie, ragazzi. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie mille.